Ciao a tutti da lunadividlab.it. Oggi andiamo avanti con la storia dell'arte bizantina. Vediamo l'ippodromo di Costantinopoli. Nell'area intorno all'agora dell'antica Bisanzio, Costantino edificò il Senato e il complesso del Palazzo Imperiale ed inoltre ampliò l'ippodromo, che era stato costruito da Settimio Severo, tenendo come modello il Circo Massimo di Roma. Ipoteticamente il complesso era largo 126 metri circa e lungo circa 450 metri. Dopo il XIII secolo cadde progressivamente in rovina, divenendo poi una cava di materiali per la costruzione delle fondazioni ottomane, come mostra questa incisione. Per la natura del terreno, in forte declino verso la riva del mare, si rese necessaria la costruzione di possenti sostruzioni per colmare il dislivello in corrispondenza della curva delle gradinate. Fu aggiunta una loggia imperiale, forse a due piani, che collegava direttamente l'ippodromo al palazzo. Dalla loggia l'imperatore si mostrava ai sudditi e così l'ippodromo, oltre ad una funzione ludica, acquisì anche una funzione politica, di confronto fra istituzioni e opinione pubblica, divenendo cioè luogo di acclamazione o di forte contestazione nei confronti dell'imperatore. Qui avvenne il celebre episodio della rivolta del 532 sotto Giustiniano, che partì proprio dalle gradinate dell'ippodromo al grido di Nika, cioè Vittoria. Partendo da una delle tante dispute delle fazioni del circo, nacque una rivolta violentissima, che si estese fino a minacciare il trono. Gran parte del centro monumentale di Costantinopoli fu messo a ferro e fuoco, e Giustiniano dovette intervenire con estrema durezza, reprimendo con violenza i rivoltosi. Tornando all'epoca di Costantino, è qui che con una grandiosa pompa circense si concluse la celebrazione dell'inaugurazione della città l'11 maggio 330. L'ippodromo quindi svolse sempre un ruolo importante nella vita della città. Qui, da tutte le parti dell'impero, furono portate numerose opere d'arte, sia da Costantino che dai suoi immediati successori, sistemate nei portici sopra le gradinate, sulla spina che separava la pista, sui carceres e nella loggia imperiale. Oggi rimangono in situ solo il cosiddetto Colosso, c'è un obelisco in muratura probabilmente realizzato al tempo di Costanzo II, tra il 337 e il 359, in sostituzione di quello previsto da Costantino, che dall'Egitto arrivò invece a Roma nel Circo Massimo ed oggi al Laterano, l'obelisco di Teodosio I, che eretto nel 390 ha una base scolpita, decorata, che vedremo la prossima volta, e il frammento di un grande tripode di bronzo anguiforme, che si vede bene in una splendida serie di miniature ottomane del XVI-XVII secolo, che mostrano per lo più giochi e acrobati nell'ippodromo. Questo tripode era un trofeo che i Greci avevano dedicato al santuario di Apollo a Delfi nel 479 a.C. come voto per la vittoria di Platea sui Persiani. Il tripode si conservò intatto fino al XVIII secolo, quando fu vittima della superstizione popolare. Oggi resta la parte inferiore del supporto, formato da spire intrecciate di tre serpenti, e il frammento di una delle teste, ritrovato alla fine del XIX secolo. Faceva parte della collezione di opere d'arte anche il gruppo dei cavalli di bronzo dorato di San Marco a Venezia, che era collocato sopra una torre che sergeva sui carceres dell'ippodromo. Da qui fu portato via dai veneziani, appunto, nel 1204, anno del sacco di Costantinopoli durante la Quarta Crociata. Anche per questa volta è tutto, un saluto e alla prossima!